Buongiorno a tutti e buon a tutti i santi, a tutti gli amici miei del giorno dei santi. Buongiorno a tutti, buona festa dei santi a tutti. E c'è per dire una bella giornata di sole qua a Messina e si potrebbe chiedere di meglio. Ormai siamo solo novembre e c'è ancora il sole, ogni tanto fa degli spruzzini di pioggia come ha fatto ieri, gli spruzzini di pioggia, ma poi sempre caldo, caldo, caldo. Chi mi conosce bene sa il caldo lo odio. Ringrazio intanto tutti quelli che mi hanno supportato e mi hanno scritto sul video di qualche giorno fa, dove raccontavo la mia vita e di quello che mi è successo e di quello che mi sta succedendo. Purtroppo, mamma, lo so. Non è una vergogna, soffro di un po' di depressione ansiotica e devo prendere purtroppo le gocce antidepressive, ma non mi vergogno per niente a dirlo, perché purtroppo è una cosa che non c'è niente da vergognare, purtroppo non c'è nulla e niente da vergognarsi, perché uno si deve vergognare quando fa cose brutte, no, quando purtroppo uno soffre di queste cose. Stavo dicendo, uno si deve vergognare quando fa cose brutte. Uno che soffre di ansia, depressione, non si deve assolutamente vergognare. Io soffro di questa cosa da quando è morto mio papà. Mio padre era più un amico che un papà, era un grandissimo amico. E purtroppo quando cadono questi giorni, i santi, il giorno dei morti, le feste di Natale, e già lo penso dalla mattina alla sera, ma quando arrivano queste feste, soprattutto il Natale, quando si è tutti in famiglia, tutti riuniti, ora da 18 anni, 18 lunghi anni, che il Natale sì, lo festeggiamo, ma lo festeggiamo io e mia cognata, i miei nipoti e i miei fratelli, una volta e mia mamma, una volta quando c'era in vita mio padre, tutti eravamo tutti insieme, parenti, cugini. È vero, quando muore il membro principale della famiglia, poi tutti si allontanano, tutti se ne fottono chi sei, tutti se ne fregano quello che fai. Io vivo alla giornata, troppo vivo alla giornata. Avevo conosciuto la mia vera ragazza della vita, come ho detto prima, e l'ho persa. Ma non ci coppa la depressione, anzi, questa ragazza mi aveva smosso dalle fondamenta. Ma mi ero tolto, non dico proprio le gocce, però le ero diminuite, perché l'unico mio pensiero era parlare con lei, stare con lei. Purtroppo poi mi sono fissato che era una ragazza platonica, cioè un amore platonico, perché non era di Messina, e mi ero convinto che era un amore platonico. Ora sto capendo che invece mi amava veramente. Queste cose mi bruciano, ho fatto tanti sbagli della vita che ora sto pagando. Però io sono molto religioso, credo in Dio, che un domani Dio mi dà tutto quello che ho perso in questa vita terrena. Comunque, auguri a tutti, buona giornata a tutti, un bacione a tutti, un bacio a Gianni, ciao ciao.